entra il corteo del corpo accademico. Vi chiedo cortesemente di alzarvi in piedi. Il corteo composto da felucati, docenti, delegate e prorettori dell'Ateneo, dal direttore del Dipartimento di Agronomia Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente dell'Università di Padova e infine dal laureando ad onore e dal magnifico rettore. Potete accomodarvi, grazie. La cerimonia inizia con il saluto del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Padova, il professor Rosario Rizzuto. Autorità civili, militari e religiose, colleghe e colleghi, studentesse e studenti, illustri ospiti. Oggi l'Università di Padova ha il piacere di conferire la laurea d'onore in Italian Food and Wine per meriti economico-sociali al commendator Francesco Canella, uno degli imprenditori che più hanno contribuito allo sviluppo in senso moderno della distribuzione dei prodotti alimentari di qualità, attraverso rilevanti innovazioni che hanno avuto nel tempo sia ricadute importanti nel settore specifico di riferimento che un notevole impatto sociale sulle famiglie. È un'occasione per riconoscere da parte dell'Ateneo Patavino i meriti che derivano da un impegno ininterrotto nel tempo di una figura imprenditoriale unica per quello che ha saputo mettere in atto, fin dagli inizi, allo scopo di trovare modi nuovi di coniugare i moderni sistemi di distribuzione con la valorizzazione delle produzioni alimentari locali, tipiche e di qualità, sostenendo così lo sviluppo economico e sociale del territorio veneto. Francesco Canella, nato nel 1931, inizia la sua attività lavorativa molto giovane, come semplice commesso in un piccolo spaccio di alimentari, di cui dopo alcuni anni rileva la gestione. Nel 1969 diffonde l'idea innovativa di trasformare l'attività di un super spaccio alimentare, l'embrione dal quale si sarebbe sviluppato il supermercato, aprendo così il primo negozio a Padova. Nello stesso anno compie il primo viaggio negli Stati Uniti, dove il sistema di vendita nei supermercati lo porterà a intuire l'importanza della comunicazione e del marchio del distributore. Nel 1971 inaugura il suo primo supermercato, nel quale introduce un elemento completamente nuovo che cambierà radicalmente negli anni a seguire il modo di distribuire gli alimenti. Si tratta della vendita all'interno dello stesso supermercato di prodotti alimentari non preconfezionati, rivoluzionando così il rapporto con il consumatore, il quale passa da una relazione di fiducia diretta, il quale passa a una relazione di fiducia diretta con il venditore. Questa innovazione riuscirà a riprodurre, pur nel contesto della grande distribuzione, le relazioni anche psicologiche che caratterizzano il piccolo negozio di quartiere. Inoltre si rende possibile la valorizzazione dei prodotti di qualità tipici delle culture e della cultura del territorio, che non avrebbero altrimenti trovato il modo di sopravvivere all'interno di un sistema di vendita basato esclusivamente su alimenti industriali prodotti su larga scala.
Il sistema introdotto ha permesso di coniugare la comodità della grande distribuzione con il mantenimento della cultura alimentare propria della tradizione locale, in controtendenza rispetto alla sempre maggiore omologazione del modo di alimentarsi. Questi elementi di novità si sono rivelati fin da subito essenziali non solo per il successo economico dell'impresa, ma anche per le ricadute sullo sviluppo del territorio veneto, grazie alla valorizzazione del lavoro e del rapporto diretto con i produttori, evitando le intermediazioni commerciali e consentendo un maggior controllo della qualità, precorrendo così nei tempi le modalità di approvvigionamento di alimenti a chilometro zero, ora diventato sinonimo di qualità genuina del prodotto. Negli anni completa inoltre il piano di sviluppo di quella che sarebbe diventata una nutrita catena di supermercati e ipermercati. Già nel 2012 il gruppo raggiunge 100 punti vendita concentrati per scelta prevalentemente in Veneto, regione in cui da molti anni l'azienda è leader nel mercato della distribuzione degli alimenti. Nel 1215 si contano quasi 3.300 dipendenti e si servono circa 100.000 clienti ogni giorno. Questa evoluzione si deve a diverse intuizioni innovative e originali di Francesco Canella. Non posso non citare la valorizzazione del capitale umano come fattore fondamentale di crescita, la formazione continua dei dipendenti, la forte interazione con il territorio attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici, gli accordi con i fornitori nelle diverse filiere, in particolare ortofrutticola, lattiero caseario e vinicola, i sistemi di distribuzione, l'attenzione per la qualità e il suo controllo costante, le strategie di marketing e le modalità di relazionarsi con i clienti. Da questo punto di vista si deve ritenere che Francesco Canella sia stato un precursore nella valorizzazione delle produzioni alimentari e vinicole legate al territorio, anche di piccola scala e non sempre sostenibili con iniziative di marketing autonomo. È riuscito primo nel suo campo nell'impresa di inserire nella distribuzione moderna produzioni alimentari che difficilmente avrebbero trovato spazio nei grandi canali di vendita, contribuendo così alla conoscenza e diffusione, nonché alla sopravvivenza, dei prodotti tipici, con le conseguenti ricadute sul territorio e sui produttori più legati alla tradizione locale. Il gruppo fondato da Francesco Canella è stato ed è tuttora fortemente coinvolto in attività nel campo della responsabilità sociale, sostenute da risorse cospicue. Nel 2003 si è svolta la prima campagna di sensibilizzazione verso i problemi della salute con il programma Diamo Punti alla Ricerca, nato in collaborazione con l'azienda ospedaliera la UL16 di Padova, cui si aggiungono le donazioni dei clienti e del gruppo all'Istituto Oncologico Veneto. Nel 2005 nasce il progetto Libertà di Mangiare, rivolto a chi soffre di allergie e intolleranze alimentari. Le donazioni al Banco Alimentare Veneto Onlus equivalgono a più di 1.000 quintali di alimenti negli ultimi 4 anni, cui si aggiungono donazioni all'Ente Nazionale Protezione Animali del Veneto. Nel 2011 nasce il progetto We Love People, rivolto alle associazioni di volontariato. Su spinta del suo fondatore, il gruppo è anche impegnato sul fronte dell'ambiente e della sostenibilità, attenzione testimoniata anche dalla vincita da parte di Francesco Canella del premio Radical Green nel febbraio 2015, assegnato alle imprese venete che eccellono nelle pratiche di sostenibilità. Importante, infine, il contributo al funzionamento dell'orto botanico dell'Università, attraverso la campagna di promozione Gli Orti per Padova, marchio di produzione di quarta gamma. Le iniziative del gruppo per il territorio vengono veicolate anche e soprattutto attraverso la clientela. Nelle attività rivolte al sociale e alla tutela dell'ambiente, Francesco Canella ha avuto l'intuizione di coinvolgere direttamente i propri clienti, soprattutto nella selezione dei beneficiari presenti nel territorio, sensibilizzando al contempo su problemi sociali e ambientali. Vanno ricordate inoltre le iniziative di formazione rivolte anche alla scuola primaria, finalizzate all'adozione di un corretto consumo alimentare. Il conferimento della laurea d'onorem in Italian Food and Wine deve riferirsi quindi non solo alle spiccate capacità imprenditoriali di Francesco Canella nel settore della distribuzione e valorizzazione dei prodotti alimentari di qualità, ma anche alle ricadute economiche, sociali e occupazionali della sua attività nel territorio della Regione Veneto. L'attenzione posta sulla qualità dei prodotti alimentari, l'implementazione di sistemi di controllo e gestione messi in atto, le costanti iniziative finalizzate a far conoscere ai clienti, a valorizzare e quindi salvaguardare anche le produzioni tipiche, espressione del territorio regionale, l'impegno costante e profuso nei prodotti alimentari ed enologici di nicchia, l'informazione sia attraverso i moderni canali di comunicazione che con interventi diretti presso i punti vendita, sono tutti aspetti collegabili alle tematiche caratteristiche del corso di laurea. L'Università di Padova, che da sempre riconosce i meriti derivanti dall'avanzamento della scienza e della cultura,
in questa occasione vuole attribuire il suo massimo riconoscimento a Francesco Canella per l'impatto che la sua attività di imprenditore illuminato ha avuto nell'arco di oltre mezzo secolo, soprattutto sul territorio veneto, in termini di ricadute sulla valorizzazione delle produzioni locali di qualità e valore nutrizionale. Il professor Maurizio Borin, direttore del Dipartimento di Agronomia Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente dell'Università di Padova, darà lettura delle motivazioni del conferimento della laurea d'onorem in Italian Food and Wine, Alimenti e Vini d'Italia a Francesco Canella. Francesco Canella è un imprenditore noto per le sue eccezionali capacità di innovazione nel settore della distribuzione alimentare, la cui opera nell'arco di mezzo secolo ha avuto significative e continue ricadute economiche, sociali ed occupazionali, soprattutto in Veneto. Egli ha diffuso già nel 1969 l'idea innovativa di supermercato moderno, nel quale il banco gastronomia servito diventa parte integrante del sistema di vendita. Tale innovazione, che ha permesso di trasferire all'interno del supermercato quel rapporto fiduciale diretto con il consumatore che caratterizza i piccoli negozi di quartiere, si è rivelata essenziale per la diffusione di alimenti di qualità, non preconfezionati e tipici del territorio, più vicini alle abitudini di acquisto tradizionali, un elemento che avrà anche notevole impatto sociale sulle famiglie. Di Francesco Canella si devono evidenziare l'attenzione posta alla qualità dei prodotti alimentari e le costanti iniziative finalizzate a far conoscere e a valorizzare e quindi salvaguardare in termini materiali e immateriali le produzioni tipiche, espressione del territorio e della sua cultura. Per questo Francesco Canella è stato un precursore nella valorizzazione di prodotti alimentari e vinicoli tipici, anche di piccola scala e quindi non sostenibili da iniziative di marketing autonomo, riuscendo ad inserirli nella grande distribuzione moderna che domina il mercato. Egli ha così contribuito significativamente alla conoscenza e diffusione di queste produzioni tra il grande pubblico e, in definitiva, alla loro sopravvivenza, con importanti ricadute sul territorio e sui piccoli produttori più legati alla tradizione locale. Diverse altre sono state le intuizioni di Francesco Canella, come la valorizzazione fin dall'inizio del capitale umano e in anni più recenti le attività nel campo della responsabilità sociale, che hanno coinvolto direttamente il pubblico dei propri clienti anche nella selezione dei beneficiari, contribuendo alla sensibilizzazione sui problemi della società e sui rischi per l'ambiente. Grazie professor Borin. Ed ora invito sul podio il magnifico rettore per la proclamazione. Repubblica Italiana, in nome della legge, noi professor Rosario Rizzuto, rettore dell'Università degli Studi di Padova, vista la deliberazione del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente dell'Università di Padova del 9 novembre 2016, visto il decreto ministeriale 270 del 22 ottobre 2004, visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi di laurea magistrali, visto l'articolo 22 del regolamento studenti dell'Università degli Studi di Padova, emanato con decreto rettorale 1056 del 17 maggio 2002 e successive modificazioni, vista l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con lettera protocollo 508695 del 19 dicembre 2018, conferiamo a Francesco Canella la laurea magistrale ad honorem in Italian Food and Wine, Alimenti e Vini d'Italia,
e gli rilasciamo il presente diploma a tutti gli effetti di legge, dato a Padova a D 10 aprile 2019. Ed ora prende la parola il dottor Canella. Buongiorno a tutti i presenti. Vorrei come prima cosa ringraziare l'Università degli Studi di Padova ed esprimere la mia sincera riconoscenza al magnifico Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio del Dipartimento di Agronomia Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente, al Professor Maurizio Morin, al Professor Andrea Curioni e a tutti coloro che hanno promosso questa laurea. La mia vita è stata ricca di momenti di grande lavoro, di gioia e di famiglia. Non vi nascondo che ho affrontato anche delle difficoltà, ma ho sempre visto il buono nelle persone e colto le opportunità che si sono presentate. Lo ripeto sempre, nella mia vita la più grande fortuna è stata quella di godere buona salute e di avere tanta voglia di fare. Sono nato a Veggiano, nella provincia di Padova, terzo di 7 fratelli di una famiglia contadina veneta. Dopo la fine della guerra, 1945, poiché il lavoro dei campi non bastava per sostenere la famiglia, cominciai a lavorare come garzone presso lo spaccio d'armo. Opera nazionale, assistenza morale operaia a Padova, che distribuiva prodotti alimentari americani in un momento molto storico e difficile. Avevo solo 15 anni e ogni mattina partivo in bicicletta da Veggiano per andare a lavorare in città. Da garzone diventai commesso e poi pizzicaiolo. Nel 1958, grazie. All'età di 27 anni, colsi l'opportunità di rilevare lo spazio dove lavoravo, che si apprestava a chiudere. Era finita la situazione di emergenza e l'economia era in ripresa. Da pizzicagnolo diventai imprenditore. Lavoravo con passione ed impegno, come sempre avevo fatto, quando nel 1965, tramite la Camera di Commercio di Milano, ebbe l'opportunità di fare un viaggio studio negli Stati Uniti. Fu l'occasione
per capire quale sarebbe stata la realtà del commercio del futuro nel campo della grande distribuzione. A Boston conobbi un oriundo italiano che mi spiegò l'organizzazione dei supermercati in America. Tornato in Italia, ricco e di entusiasmo, riunì tutti i padovani che facevano parte del consorzio degli piccoli commercianti e propose di avviare assieme questo nuovo tipo di impresa. A quel tempo il Comune di Padova dava la possibilità di aprire un supermercato di 400 metri quadrati, depositando 5 licenze. Nel consorzio, tutti noi piccoli commercianti potevamo ambire assieme all'apertura di 4 supermercati. All'inizio furono tutti molto entusiastici, ma poi, di fronte agli impegni economici, rinunciarono tutti e rimani solo. Ero deluso, ma convinto che fosse quella la strada da percorrere. Concentrai tutti i miei sforzi nella ricerca dei mezzi che mi avrebbero permesso di iniziare la nuova avventura. Addebbi il coraggio di andare avanti col mio progetto da solo. Alla luce di quanto avevo visto in America, era mia intenzione realizzare un supermercato innovativo con prodotti freschi di qualità. Fino a quel momento nei supermercati italiani si vedevano solo prodotti confezionati. Il 20 ottobre del 1971 inaugurai a Padova il mio primo supermercato col banco dei formaggi e salumi al taglio e frutta e verdura chiusa. Lavoravano con me 30 collaboratori. Oggi diamo per scontato di trovare all'interno del supermercato il banco della gastronomia, del pesce e della carne serviti, ma a quel tempo fu il primo a realizzarli. Fu la mia prima innovazione e fece la differenza nel mercato della grande distribuzione italiana. Per garantire la qualità e riuscire ad offrire una selezione di prodotti locali, ho organizzato la logistica. Sono quindi partito da una logica di dimensioni locali, aprendo punti vendita in un raggio di 50 km dalla sede centrale. Capii ben presto che bisognava accorciare la catena di acquisto, andando direttamente alla fonte di produzione, mentre a quei tempi si acquistava solo dai grossisti. Accorciare la filiera dell'alimentazione fu la seconda innovazione. Nel 1980 furono creati i laboratori ortofrutta con celle frigo per i freschi e il magazzino del deposito per le derrate alimentari. Una volta la frutta e verdura si compravano solo al mercato ortofrutticolo. Col nuovo laboratorio ho cominciato a comprare direttamente dai contadini e dalle cooperative agricole per poter meglio garantire la freschezza e la qualità. Già allora i contadini e le imprese agricole mi consegnavano nel pomeriggio la frutta e la verdura. 20 persone erano poi impegnate nella preparazione e pulizia dei prodotti che erano già disponibili nei punti vendita il mattino dopo. L'attenzione alla qualità, alla preparazione e alla presentazione di prodotti freschi è stata premiata dal 2016 al 2019 come migliore reparto ortofrutta nella grande distribuzione
in Italia. Negli anni 90 pochi si preoccupavano della qualità dei prodotti, mentre per me era la base di partenza e il filo conduttore. La creazione del magazzino dei freschi mi diede la possibilità di acquistare prodotti come formaggi, salumi, pesce e carne direttamente dai produttori locali. In questo modo riuscì a migliorare la logistica e a garantire la migliore qualità. Negli anni, oltre alla ricerca della qualità dei prodotti freschi, si sviluppava una nuova cultura del vino. Il vino una volta era classificato in bianco e rosso da tavola e venduto sfuso. Negli anni 70, con l'affermarsi delle cantine sociali, si diffuse la cultura del vino italiano, oggi apprezzato nel mondo. Ho personalmente seguito con passione questo settore, convinto che la qualità del cibo doveva essere accompagnato dalla qualità del vino, soprattutto locale. Fin dall'inizio ho posto al centro la qualità e il valore principale sul quale ho basato tutta la mia vita. Qualità delle relazioni verso i collaboratori, nel servizio alla clientela, nella selezione dei produttori e dei prodotti freschi, quelli freschi. L'attenzione per la qualità del cibo mi ha portato ad aver maggiore cura anche dei punti vendita. Ho sempre messo al primo posto la cura degli ambienti, l'ordine dei reparti freschi e l'esperienza e l'esposizione dei prodotti. Da sempre ho voluto che la mia azienda fosse un luogo dove sia i miei clienti che i miei collaboratori si sentissero a casa e quindi che si lavorasse con gentilezza, cortesia, professionalità e disponibilità. Qualità e anche qualità della vita. Già alla fine degli anni 90 posi al centro dell'attenzione il sociale. Ho coinvolto i clienti nelle attività a sostegno del sociale e dell'ambiente, impegnandomi a raddoppiare i contributi versati dai clienti attraverso la carta punti della carta fedeltà. Sono così riuscito, assieme ai miei clienti, a sostenere importanti progetti sociali, quali CUA, IOVO, Città della Speranza, Banco Alimentare, EMPA e tanti altri ancora che continuiamo a sostenere. Qualità e anche qualità dell'ambiente in cui viviamo. Con orgoglio oggi posso affermare che abbiamo messo a dimora oltre 10.000 alberi e che continueremo con questa iniziativa per il benessere di tutti. Anche nella relazione dei negozi, già nel 2008, ho avuto una particolare attenzione all'impatto ambientale. Infatti abbiamo costruito strutture che dovevano rispondere ad alti requisiti ecologici. Queste sono tutte scelte che ho fatto perché in esse credevo e credo ancora. Inoltre nel 2005 siamo stati tra i primi ad aver sviluppato un'attenzione delle nuove esigenze dei clienti, evidenziando nei punti vendita l'assortimento alimentare a loro dedicato.
Oggi, per mantenere alta la qualità del servizio, è indispensabile continuare ad investire su nuovi modelli di vendita, come il commercio elettronico, o su un nuovo centro logistico di 30.000 metri quadrati, tra i più innovati in Italia ed un punto di vista ingegneristico ed energetico. L'impianto fotovoltaico ci permette di risparmiare circa 90 tonnellate di petrolio all'anno. La ricerca della qualità come valore fondamentale di tutta la mia vita e la passione sono state alla base del mio successo, che oggi vede nella seconda generazione il suo proseguimento. Oggi investo nei giovani per creare una nuova struttura aziendale che possa rispondere al mercato del futuro, mantenendo e trasferendo i valori che da me ho sempre ritengo importanti. Ho sempre definito collaboratori le persone assunte presso la mia azienda e loro sono per me la risorsa più preziosa. Mi rende orgoglioso che da studi del settore risulta che siamo l'azienda italiana della grande distribuzione che registra la maggior fedeltà dei propri collaboratori. Credo così tanto dell'importanza della qualità del prodotto e del servizio che ho anche creato la scuola dei mestieri per fornire una formazione permanente e continua ai collaboratori. Oggi, dopo 70 anni di esperienza nel settore alimentare, posso affermare che la qualità della mia azienda e soprattutto merito delle persone che la compongono. Parlo dei miei 3.800 collaboratori, che mi sento di ringraziare tutti perché con passione e professionalità seguono ogni giorno oltre 100.000 clienti. Della seconda generazione, i miei figli e i miei nipoti che fanno progredire l'azienda con tanto entusiasmo. Di mia moglie e dei miei fratelli per il loro prezioso sostegno. Ho ricevuto vari riconoscimenti, tra cui nel 2011 il titolo di Padovano Eccellente e nel 2018 il titolo di Commendatore. Oggi, dopo 70 anni di scuola di lavoro, ricevo il riconoscimento più importante ed inaspettato, la laurea ad honorem in Italian Food, Italia Food and Wine. Mi auguro che il mio esempio di vita possa essere d'aiuto a tutti quei giovani che credono nel futuro della nostra bella Italia. Bisogna mettersi sempre in gioco, affrontando le difficoltà con coraggio, lavorando con passione, senza perdere mai l'entusiasmo e la voglia di fare e di innovare. Grazie a tutti.
Dopodiché noi, in quanto oggi abbiamo un nostro nuovo fratello in goliardia, evidentemente, visto che abbiamo un nuovo dottore, ci permettiamo di offrire un piccolo dono, che è una bottiglia di Morandini, direttamente da Mario, giusto anche per la laurea che è stata fatta. E qui sono presenti il suo simbolo, cioè il simbolo della Lì, e il nostro motto, UUPL. Ecco qua, questo è per lei. La cerimonia si conclude con il rinfresco del laureato, che sarà servito in Basilica. Buona giornata a tutti e grazie della vostra partecipazione.